Luisa Corna a Domenica Live parla del suo amore a un carabiniere più giovane ma non un toy boy. Luisa Corna tra i protagonisti della puntata di Domenica Live in onda il 4 marzo 2018. La cantante e conduttrice è stata tra gli ospiti del programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 in questa calda domenica dedicata al voto. Luisa ha parlato della sua storia d'amore. In molto hanno detto e scritto che Luisa Corna abbia un toy boy, ma lei ci tiene a precisare che questo amore è ben diverso. Luisa Corna ospite della puntata di Domenica Live del 4 marzo 2018. Luisa ha spiegato che vive un momento di grande felicità dal punto di vista sentimentale. Non è stata una scelta, è capitato, ha raccontato la cantante. Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell'arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie. La cantante ha spiegato che il suo compagno le ha fatto capire cosa significhi fare questo lavoro, lui è sempre disponibile, ama il lavoro che fa e io mi sono resa conto di quanto siano speciali le persone come lui. Luisa Corna non ci sta a sentir parlare di toy boy, a spiega, lui ha già dei figli, che adoro, un'ex moglie, ha tante responsabilità. Prima di stare con Stefano Giovino, Luisa Corna ha avuto una lunga relazione di 10 anni col calciatore Aldo Serena, poi con Alex Britti e infine con l'attore Valerio Foglia Manzillo. Solo dopo 7 anni dalla fine di quest'ultima storia si è concessa di vivere questo nuovo grande amore. Luisa spiega che dopo tanti anni di singolitudine non pensava che avrebbe trovato una persona speciale e invece adesso è felice della sua nuova vita. Barbara D'Urso le ha ricordato che non esiste tempo per queste cose, l'amore può arrivare in qualsiasi momento della vita. Luisa Corna ha poi rivisto alcune immagini dei suoi lavori in TV e ha commentato i servizi dedicati alla sua carriera.